Ringrazio Don Maurizio Silini e il Presidente Plutino per i loro indirizzi di saluto. Io sono molto lieto, molto grato al Professor Penna per aver accettato il nostro invito, perché credo che nel momento storico-culturale in cui viviamo avere la possibilità di riflettere sulle origini, o meglio, di riflettere su quelli che sono i fondamenti dell'essere comunità cristiana, i fondamenti delle comunità cristiane dal primo secolo dopo Cristo in poi, sia un tema assolutamente fondamentale. Se io guardo i loghi delle tre associazioni che questa sera sono coorganizzatrici di questa iniziativa, vediamo come la volontà è quella di segnalare quella concretezza di cui parlava il Presidente Plutino un attimo fa. La concretezza che viene dalla terra, la concretezza che viene dal tentativo di illuminare la vita degli esseri umani, delle donne e degli uomini del nostro tempo, non a partire da idee astratte, non a partire da elucubrazioni più o meno dottrinali, più o meno approfondite, ma nel tentativo costante di annodare quella che è la riflessione culturale più latamente umanistica con quelle che sono le sfide che il nostro tempo di volta in volta, giorno per giorno, propone. Tre istituzioni diverse, certamente, ma che hanno ritenuto di convergere, già in altre occasioni, negli anni scorsi e specificamente in questo caso, per andare alle origini di quella che è l'esperienza cristiana, senza pensare di dire tutto. Il tema che questa sera viene proposto richiederebbe mesi di corso, non soltanto a livello universitario, ma anche a livello divulgativo. Ma credo che sia molto importante riflettere sul problema che il titolo cerca di evocare. Dalla fede cristiana delle origini al credere cristiano di oggi. Il titolo avrebbe potuto essere anche dalla comunità cristiana delle origini alle comunità cristiane di oggi. E io credo che questa seconda formulazione, per varie ragioni che i presenti possono ben comprendere, sia in qualche modo aleggi intorno e al di sotto della formulazione che qui è stata proposta. Questo è un dato molto importante. Viviamo, lo abbiamo detto già in altre occasioni, devo dire che gli ultimi mesi non hanno fatto altro dal mio punto di vista che approfondire questo discorso. Viviamo in un'epoca entusiasmante da un lato e difficilissima dall'altro. Entusiasmante perché abbiamo, lo diciamo spesso, tanti strumenti, tante opportunità, tante sollecitazioni a vario livello. Forse come mai in passato, perlomeno negli ultimi secoli, ci è stato dato modo di vivere. Ma nello stesso tempo viviamo tutta una serie di rigurgiti di fondamentalismo e tutta una serie di rigurgiti di arroccamento religioso o culturale che obiettivamente non destano qualche preoccupazione. Io credo qualche preoccupazione legittima tra le persone, e mi pare di pensare, di credere che siano la grande maggioranza, che non vogliono essere fondamentaliste né in senso laicista né in senso clericale. E che vorrebbero solo avere la possibilità di riflettere su alcuni fondamenti culturali in senso sereno, largo, senza grandi preoccupazioni di essere allineati con quello che è il pensiero dominante o di essere più o meno, come posso dire, difese perché fanno parte del gruppo che crede di essere, per esempio, la vera Chiesa. E questa è una tentazione che, direi, negli ultimi anni si è più volte presentata a vari livelli. Tentazione trasversale, evidentemente. Quindi tentazione che in forme diverse hanno corso tante chiese di varie denominazioni. Allora, in questo quadro, quindi nel quadro che si diceva che Don Maurizio evocava prima, cioè della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, siamo ormai a una scadenza che ha superato il secolo di vita, è molto importante cercare di riflettere su quelli che sono i riferimenti, dicevamo prima, dalla fede cristiana alle comunità delle origini nel quadro che abbiamo delineato. E allora, se al credere, al tema della fede, noi associamo altre parole in varia forma, secondo quanto la storia ci ha proposto, tradizione, per esempio, libertà, convinzione, ma talvolta anche abitudine, e potrei continuare con altri termini da questo punto di vista importanti, è, credo, significativo porsi le domande che prima ho cercato rapidamente di sintetizzare. Che cosa significa fede cristiana alle origini? Che cosa significa Chiesa alle origini?
Il professor Penna è persona troppo nota perché io possa rubargli e sottrargli tempo per presentarlo. Una piccola nota biografica e bibliografica si trova a piedi pagina nel foglio giallo che è stato distribuito. Nel caso del professor Penna, a me capita di vivere questa situazione. Io sono sempre convinto di avere tra le mani l'ultimo libro, ma è sempre il penultimo, perché ce n'è sempre uno successivo che mi è sfuggito. Ora, che sfugga a me non è importante, ma è credo molto significativo poter presentare i vari elementi. Allora, il punto di riferimento della riflessione di questa sera, come professore lettera, è certamente il volume che egli ha pubblicato nel 2010, Le prime comunità cristiane, persone, tempi, luoghi, forme, credenze, che ho tra le mani in questo momento e per chi lo vorrà a disposizione in fondo a questo tavolo, questa sala. E, d'altra parte, il professor Penna ha pubblicato, di qualche settimana fa, un ultimo volume intitolato Gesù di Nazareth nelle culture del suo tempo, alcuni aspetti del Gesù storico, che mi ha portato questa sera e di cui lo ringrazio notevolmente. Ecco. Credo che siano molti decenni quelli che hanno visto Romano Penna impegnato sul fronte della ricerca scientifica e della divulgazione culturale nel senso più aperto e sereno possibile. E direi che a partire da questa consapevolezza, e sempre nella consapevolezza che noi abbiamo già aperto la scatola di cui lei parlava prima, più volte, per fortuna nostra evidentemente, le cedo con gratitudine la parola. Grazie. Saluto cordiale a tutti voi qui presenti, piacere essere qui, è un onore anche essere stato invitato dal professor Borghi, che conosco già da lungo tempo, che apprezzo per la sua attività intellettuale, editoriale, per le sue iniziative anche di organizzazione sull'associazione biblica locale. Ecco, sì... Sempre il problema di dove partire quando si tratta di questi argomenti. Ma partiamo da Gesù, perché io vorrei dunque insistere sul fatto del fattore Chiesa inteso come fattore comunità. Sarebbe un lungo discorso da fare sul perché i primi cristiani hanno utilizzato questo termine qua, Chiesa, in greco ecclesia, che aveva nella letteratura greca, la tradizione greca aveva un valore politico, che invece Gesù non è stato un politico e le prime comunità cristiane non sono state comunità politiche, che poi sia Gesù sia le prime comunità abbiano avuto una ricaduta sulla società, si è visto bene nella storia di Gesù e poi nelle persecuzioni che i cristiani hanno subito, no? Molto parzialmente tra primo e secondo secolo, ma poi si sono intensificate. Cioè, non è necessario fondare un partito politico per avere una voce nella società, insomma. Ecco. Ora, i primi gruppi cristiani hanno utilizzato questo termine, che ripeto, un termine greco, no? Chiesa, la nostra parola italiana, chiesa, è caduta la prima vocale, ecclesia, come Vangelo, sarebbe Evangelo, no? Ma forse per pronunciare meglio la parola, ecco, poi ogni parola ha la sua storia, ecco. E dico, questo termine qua, nella tradizione greca, indica l'assemblea dei cittadini liberi di una città che si radunano per decidere su determinate cose di interesse comune. Ma i primi gruppi cristiani non hanno fatto questo, anzi sono stati sostanzialmente un po' ai margini della società. È stato coniato in tempi recenti il termine liminalità, la liminalità dei primi cristiani, delle prime chiese, insomma, dal latino limen, che vuol dire soglia, il confine, alla soglia, no? Che è ai margini della stanza, in questa stanza la soglia si trova là, non è mica qui. I cristiani sono stati questo, Gesù è stato questo, Gesù è stato liminale nel suo popolo e nel suo tempo. Eppure interessante questa osservazione, che i Vangeli, quando narrano l'inizio della vita pubblica di Gesù,
narrano subito di chiamate che lui ha fatto di alcuni discepoli. Cioè, focalizzano l'attenzione su una dimensione di gruppo, di comunità, propria già di Gesù fin dagli inizi, cosa che storicamente è inimmaginabile. Non si può mica pensare che uno sconosciuto, come era Gesù di Nazareth, arriva lì mentre tre o quattro stanno pescando e gli dice: tu vieni dietro di me. Questo, ma in base a che cosa mi dici questo? Io non ti conosco. Cioè, c'è una differenza, uno scarto tra il racconto che abbiamo nel testo e ciò che è avvenuto nella realtà. Cioè, nella realtà Gesù non era conosciuto da nessuno, e però con la sua predicazione, insomma, con il suo porsi, la sua maniera di porsi tra i suoi compaesani, compatrioti, ha suscitato un interesse, per cui quando lui ha chiamato qualcuno, ecco, costoro gli sono andati dietro. Però, ripeto, i Vangeli cominciano da questo gesto qui, di una chiamata. Come a dire, che Gesù è impensabile, dal punto di vista cristiano, è impensabile senza un gruppo che gli stia attorno, che gli vada dietro. E così poi è stata la storia, in effetti. È vero che bisogna distinguere tra i discepoli storici del Gesù terreno, che erano, io li chiamo un'armata Brancaleone, questo gruppo di 12, mettiamo anche più di 12, cioè perché c'è una, il discepolato avviene a cerchi concentrici, insomma i 12 sono alcuni, poi ci sono altri simpatizzanti, eccetera. Ma costoro non hanno capito niente, perché poi alla passione se lo sono data a gambe. A cosa sono serviti i miracoli di Gesù? A niente. A niente per le autorità, si capisce, che non sapevano cosa farsene di uno così. Ma non sono serviti a niente per coloro che hanno condiviso la sua vita, almeno per 3 anni. Non sono serviti a niente. E questo porrebbe il problema proprio sul valore dei miracoli, sul peso che i miracoli possono avere. Perché se una religiosità si impernia solo sullo straordinario, sull'eccezionale, beh, allora non è una religiosità da quotidiano, da vita quotidiana. Sta di fatto che questo gruppo, insomma, Marco lo annota nel capitolo 14, tutti, cioè il testo letteralmente è così, e abbandonatolo fuggirono tutti. È impietosa un'annotazione così, Bisogna dire che alcune donne, e le donne sono sempre speciali, bisogna riconoscere, sono state fedeli, l'hanno seguito, eccetera, eccetera. Ma il gruppo dei discepoli lo ha abbandonato. Questo vuol dire che se il movimento di Gesù non è morto con lui, c'è stato qualcos'altro che ha significato un secondo inizio. Io parlo di 2 inizi del cristianesimo. Un primo inizio è quello della predicazione di Gesù in Galilea, quando si è fatto notare, va bene, ha detto alcune cose che altri non dicevano. Ecco. E il secondo inizio è stato con quello che il Nuovo Testamento chiama i fatti del terzo giorno, i fatti pasquali. Ci deve essere stato, diciamolo pure in termini molto così generici, alla buona, ci deve essere stato qualcosa che ha ricondotto questi fuggiaschi, li ha ricondotti a ricompattarsi e a riformare, cioè a formare di nuovo quel gruppo che c'era prima. Questo qualcosa deve essere stato un'esperienza forte, che costoro hanno vissuto, sia pure in maniere molto diverse. Perché c'è un'altra constatazione molto interessante da fare sulle fonti evangeliche, no? Vedete presente, i Vangeli sono 4, io dicevo poco fa all'intervistatore che la Chiesa del secondo secolo ha fatto un atto di grande onestà intellettuale, canonizzando 4 racconti su Gesù, non uno solo. Sarebbe stato molto più facile
averne uno solo, non ci sarebbero state discussioni. Invece questi quattro si diversificano l'uno dall'altro, che vuol dire che la testimonianza su Gesù è variegata, è possibile farla da punti di vista diversi, perché lui ha una, come dire, ha una personalità che non è riducibile a una sola dimensione. Ora, quindi, quattro racconti canonizzati. Non mi si venga a dire che la Chiesa però ha cestinato gli apocrifi, perché questo non è vero. Gli apocrifi sono stati tramandati tutti da mani cristiane. Sono i cristiani che hanno tramandato gli apocrifi cristiani, insomma, evangelici, soprattutto dei Vangeli, perché apocrifi di lettere o di Apocalissi sono meno. Ma ha tramandato tutti, ha tramandato persino gli apocrifi ebraici del giudaismo. Non sono stati i giudei a tramandare gli apocrifi cosiddetti dell'Antico Testamento, sono stati i cristiani. Io più scavo in queste cose, più mi accorgo che il cristiano ha una vocazione ecumenica. Proprio è scritto nel suo DNA di aprirsi ai valori, di aprirsi ad altri, anche altre tradizioni. Pensate il fatto, solo il fatto che il cristianesimo ha adottato come libri sacri propri i libri sacri del giudaismo, di Israele. Cosa che l'Islam non ha fatto. L'Islam pone un suo libro. Tutti gli altri, questi sì, sono da accantonare. Il cristianesimo è nato dunque assorbendo alcuni valori fondamentali di Israele. Noi siamo nati in casa, Gesù è un ebreo e lo resta per sempre, come dice un testo della Santa Sede di alcuni anni fa. I primi cristiani sono tutti ebrei. Qui si aprirebbe il capitolo di come mai poi c'è stata questa, no, c'è una formula coniata da un inglese, the parting of the ways, la biforcazione, la separazione delle strade, perché all'inizio sono Paolo stesso non si dice mai cristiano, mai. Paolo è un giudeo, ma un giudeo che crede in Cristo. Guardate, è un fenomeno curioso anche oggigiorno, forse non è molto noto, ma tra gli ebrei di oggi esiste un movimento che si chiama dei Meshichim in ebraico, cioè dei messianici, gli ebrei messianici. Ci sono degli ebrei che credono in Gesù come Messia, oggi, come Messia, e non appartengono a nessuna chiesa, né cattolica, né ortodossa, né protestanti. Sono i Meshichim. Da Messia, che in ebraico vuol dire Messia, insomma, in aramaico Messia. E comunque, è un fenomeno curiosissimo questo. Beh, perché mi richiama le origini. Alle origini i primi cristiani erano così. Vivevano all'interno di Israele, perché costoro sono ebrei, all'interno di Israele, ma propugnando, come dire, prospettando, promuovendo una concezione diversa da tutti gli altri ebrei, cioè una luce concentrata su questo ebreo qui di nome Gesù, Yehoshua, no? Che poi è un nome comune in Israele. Pensate che tra il primo secolo avanti Cristo e il primo secolo della nostra era si sono documentati almeno 60-70 ebrei che si chiamavano così, Yehoshua. Io ero a Gerusalemme nei mesi scorsi, ho visto due pietre, due iscrizioni sepolcrali di una necropoli ebraica, del primo secolo, con il nome scritto in ebraico Yehoshua, che non è Gesù di Nazareth. Quindi c'è stato questo valore straordinario di questa persona che ha suscitato un interesse incomparabile, letteralmente, cioè che non ha paragoni. Non c'è nessuno dei personaggi di Israele nel primo secolo che abbiano suscitato un interesse come l'ha suscitato lui, sia a livello di movimento, no? Che è sorto nel suo nome, sia a livello poi soprattutto di documentazione scritta. Non c'è nessuno. Ah, questo è un argomento molto importante per mettere in luce almeno la straordinarietà di questo personaggio. Andiamo subito a parlare di figlio di Dio. Non parliamo subito di questo, di un personaggio che è fuori dal comune, che è straordinario.
pur essendo di umili origini. Ecco, va bene. Ora, dicevo che la fede in Gesù ha avuto perlomeno due momenti. Il primo momento, durante la sua vita terrena, ed è un paradosso, perché mentre lui era vivo, la fede in lui era scarsa. Dopo i fatti del terzo giorno, la fede in lui diventa qualcosa di straordinario. È un paradosso. Uno si chiede, ma com'è possibile? No, mentre la persona è lì viva davanti a te, no? Ma sì, puoi anche dire, cioè prostrarti, come leggiamo in alcune testi, pagine evangeliche, no? O Pietro che dice, tu sei il Cristo. In Matteo si aggiunge il figlio del Dio vivente, ecco, ma il minimo è tu sei il Cristo. E poi svignarsela. E però c'è questo secondo momento, dicevo, questo secondo inizio del cristianesimo, dove questo ebreo, da un nome comune, diventa tutto per la vita di queste persone. Diventa proprio il senso della loro vita. Ma dicevo, accennavo che i racconti evangelici, per quel che riguardano gli incontri con il risorto, divergono l'uno dall'altro. Cioè, avete sentito parlare di sinossi, racconti sinottici, no? Cioè, sono racconti, Matteo, Marco, Luca, in parte Giovanni, che si possono incolonnare e vedere che in sostanza dicono le stesse cose, a parte poi queste variazioni di cui dicevo dell'onestà intellettuale della Chiesa del secondo secolo. Ecco, ora, questo tipo di incolonnamento di sinossi è possibile fino al momento della scoperta del sepolcro vuoto. Lì i racconti, insomma, sostanzialmente collimano, dicono tutti la stessa cosa. Per quanto invece riguarda gli incontri personali con il risorto, qui non c'è più sinossi. Questa è una constatazione molto intrigante. No, ricordiamo, non so, l'apparizione in Matteo, in Galilea, no? Ai dodici, ecco, l'apparizione alle donne, l'apparizione a Maria Maddalena, Paolo nel primo ai Corinti 15 parla di un'apparizione a Cefa, a Pietro in particolare, un'apparizione a 500 fratelli, un'apparizione a Giacomo, che è parente di Gesù. Ma non c'è nessun racconto che collimi con un altro. Questo per me vuol dire una sola cosa, che il rapporto con Gesù il Signore, Gesù il Cristo, Gesù il risorto, Gesù il vivente, questo rapporto è estremamente personale. Ciascuno di noi ha una sua storia. Nessuno che sia seduto accanto a un altro può dire io la mia storia è uguale alla tua. Nessuno. E questo è avvenuto e avviene per quanto riguarda l'incontro con Gesù. Un incontro che tocca la vita, intendiamoci. Perché Cefa non è più quello di prima. Le donne stesse, ma non parliamo di questo Giacomo, insomma. Le cose cambiano e ciascuno è rinnovato, come dire, Paolo parlerà di ricreazione, è rifatto, ma ciascuno in un suo modo. È vero che Gesù è uguale per tutti, Gesù è uno solo, ma io a volte porto l'esempio di un gancio affisso alla parete. Il gancio è unico, ma quel gancio lì puoi appendere 10-20 fili che sono tutti ben saldi all'origine, ma poi ognuno ha la sua vita. Guardate, questo che si può verificare nei testi a proposito degli incontri con il Signore risorto è avvenuto anche a livello di chiese. Noi siamo abituati ormai a parlare di chiesa. Beh, insomma, bisogna anche qui distinguere. Noi parliamo di Chiesa cattolica,
poi c'è la Chiesa ortodossa, poi ci sono quelle che secondo un certo documento vaticano, che io non so bene a giustificare, dice che quelle protestanti non sono chiese. Io mi chiedo che senso abbia questo. Quando leggiamo in Matteo 18, dove due o tre sono radunati nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Io. È lui che fa la Chiesa. Del resto le parole che dice là Pietro in Matteo 16, dice: su di te fonderò la mia Chiesa, non la tua. Dunque questo voglio dire, che noi siamo abituati a un linguaggio semplificatore, ma eccessivo. Tra l'altro dovrebbe insomma rendersi conto che all'inizio non esiste la Chiesa. Questo concetto della Chiesa risale agli anni 80 del primo secolo, ma non alle prime generazioni, diciamo alla terza generazione, Lo si trova nella lettera agli Efesini, dove si dice: Cristo amò la Chiesa e diede se stesso per lei. Questa frase qui, se uno la leggesse a livello della prima generazione, cioè degli anni 30, 40, 50, beh, si dovrebbe chiedere: amò la Chiesa? Ma quale Chiesa? Perché le Chiese sono tante, erano tante. Lo stesso Paolo, in due sue lettere diverse, parla delle Chiese della Giudea, al plurale. Non parliamo poi delle chiese, le sette chiese dell'Apocalisse, le chiese fondate da Paolo, ma tra l'altro, diciamo en passant, Pietro non ha fondato nessuna chiesa. Non c'è nessuna attestazione che Pietro abbia fondato una qualunque chiesa. Non c'è. Paolo ne ha fondate parecchie, va bene. È successo poi che la frase paolina della seconda ai Corinti, la mia sollecitudine, la mia preoccupazione per tutte le chiese di Paolo, vuol dire le chiese di Paolo, ma per tutte, ecco, questa frase qui è stata poi avvocata a sé dal vescovo di Roma nel secolo V-VI, quindi anche a una certa distanza, Quindi si ruba la frase a Paolo. Qual era la coscienza? Non era la coscienza, ma proprio il ministero svolto da Paolo. Pietro nel primo secolo, quali chiese? Non ne ha fondata nessuna. Vedete come la ricerca storica va poi a grattare sotto certi luoghi comuni che sono delle semplificazioni. Ecco, vabbè. All'inizio dicevo, esistono delle chiese. Paolo già è debitore di una chiesa a Damasco. È debitore della chiesa di Antiochia. Non parliamo di quella di Gerusalemme. E poi fonda tutta una serie di chiese nell'Asia Minore, in Grecia. Ma neanche la chiesa di Roma è stata fondata da lui, ma neanche da Pietro, La chiesa di Roma è stata fondata da annunciatori, diciamo così, sconosciuti. O se si vuole fare un'ipotesi, si va a leggere Romani 16:7, dove si parla di una coppia, Andronico e Giugna, che sono apostoli insigni, dice Paolo, compresa la donna, Mi raccomando, se avete questo pregiudizio sull'antifemminismo di Paolo, toglietelo via perché è una bufala. Io arrivo a dire un po' provocatoriamente che Paolo è più femminista di Gesù, perché Paolo riconosce dei ministeri ecclesiali svolti da donne. Gesù non ha dato ministeri a donne, il Gesù storico. Ma questo vuol dire poco, insomma, cosa volete? Sono momenti diversi, ambienti diversi, ecco. Dunque c'è una pluralità di chiese e alcune sono state fondate da chissà chi. Pensate, Alessandria d'Egitto spunta fuori improvvisamente dalla documentazione storica nel secondo secolo. Ma chi l'ha fondata? Chi ha fondato? Chi ha portato il... C'è questa leggenda di Marco, ma questa è una leggenda.
Non sappiamo chi abbia predicato il Vangelo ad Alessandria d'Egitto, dove c'è un cristianesimo fiorente nel secondo, terzo secolo. Quindi è vero che alcuni nomi sono poi stati anche amplificati dalla storia, da certe tradizioni, ma non importa farsi un nome nella storia della Chiesa, importa fare qualcosa, importa impegnarsi per il Vangelo, anche se resti sconosciuto. Ah, questa è la lezione che viene almeno dalla Chiesa di Roma, se non anche di Alessandria, che sono due chiese straordinarie come importanza nell'antichità. Ecco, quindi c'è una pluralità di chiese, ecco. E quindi, cioè, vedete, voi avete presente il racconto della Pentecoste in Atti capitolo 2, no? Una certa lettura teologica, teologizzante, sistematica, vorrei dire, vede lì l'inizio, la fondazione della Chiesa. Ma questo, il testo del diavolo non sopporta un'interpretazione del genere, perché di Chiesa non si parla. Non si parla di Chiesa. L'autore, che è Luca, secondo la tradizione, gli atti sono stati scritti, sarebbero scritti da Luca, ecco, ma l'autore degli atti parla di Chiesa solo al capitolo 4 o 5, insomma, ma en passant. Mentre questo momento qui non è fondante la Chiesa, è una lettura che l'autore del libro fa della importanza della missione da parte dei cristiani, se volete da parte della Chiesa, diciamo pure, anche se lì di Chiesa non si parla, perché lo spirito di cui si parla negli atti non è come lo spirito di cui si parla in Paolo. In Paolo lo spirito è quello che è nei nostri cuori e che fa la filiazione nostra rispetto a Dio. In Luca, negli atti, lo spirito invece è una forza propulsiva che spinge alla missione, cioè all'annuncio del Vangelo. Ecco. Quindi non c'è un momento preciso in cui la Chiesa sia stata fondata. Non esiste la Chiesa. Esistono chiese, comunità diverse, ripeto, lo stesso Paolo, che è il primo scrittore cristiano, nella lettera ai Galati e nella prima ai Tessalonicesi, parla di le chiese della Giudea, dove c'è Gerusalemme, dove ci sono anche altre, adesso possiamo ricordare magari, sono quei toponimi, cioè quei nomi di luogo che noi sappiamo da altre fonti, come Emmaus, come Betania, questi nomi qui, ecco, sono o anche lì lungo il mare, Lidda, Giaffa, insomma, lì dove Gesù non è mai passato lì, lungo il mare, ma dove sono andati, secondo Luca, Pietro e altri, ecco, lì si è costituito qualche gruppetto di cristiani, queste sono chiese. E così è stato nella coscienza cristiana per alcuni decenni, finché appunto negli anni Ottanta la lettera agli Efesini, che reca il nome di Paolo, ma la lettura critica del testo dice che non è del Paolo storico, conia questo concetto un po' astratto, come dire, o globale, globalistico, della Chiesa. Sarà poi l'inizio del secondo secolo, sarà questo vescovo Ignazio, vescovo di Antiochia di Siria, che usa addirittura il costrutto Chiesa Cattolica, ma non nel senso confessionale che gli diamo noi oggi in quanto distinta da altre confessioni, ma nel senso etimologico greco, che vuol dire la Chiesa universale, la Chiesa tout court, che non conosce differenze, come dice Paolo, in Cristo non c'è più né giudeo, né greco, né schiavo, né libero, né maschio e femmina. Ecco, le distinzioni, più che le distinzioni, le contrapposizioni sono assolutamente superate. Ecco, ma si va poi formando questo concetto di una comunità che è unitaria, se non altro, in base alla fede comune. Perché si può parlare di una chiesa sola?
la Chiesa di Cristo, diceva il Signore prima, no? Nonostante le confessioni diverse che oggi esistono, che sono frutto di storia successiva. E perché si può parlare della Chiesa di Cristo? Ma perché tutti, cattolici, protestanti, ortodossi, con le varie denominazioni, convengono tutte nella fede cristologica, nella confessione di Gesù Cristo, non solo Cristo, cioè Messia, ma anche Figlio di Dio, nostro Signore, ecco, se volete, Salvatore. Ecco, questa è. No, no, non c'è differenza in questo. Le varie comunità cristiane oggi esistenti convengono su questo. E allora, magari chiedere, ma e allora le distinzioni, magari persino le guerre di religione ci sono state tra 500 e 600, e beh, lì sono stati altri motivi, motivi di ecclesiologici, cioè su ministeri nella Chiesa, chi è che nella Chiesa ha una posizione magari di guida, eccetera, no? Senza parlare del ministero petrino, insomma, senza scomodare. I nostri fratelli valdesi non hanno la figura del vescovo. E beh, Gesù non ha mai parlato di vescovi. Questo è un dato storico, è un dato di fatto. Ha mai parlato di vescovi, mai parlato di presbiteri, mai. Ma neanche nelle chiese paoline, che sono quelle più o meno immediatamente successe agli anni 50. Le chiese paoline non conoscono del Paolo storico. Anche qui, come si parla del Gesù storico, è possibile parlare del Paolo storico, perché ci sono poi alcune lettere che recano il nome di Paolo, ma che in realtà sono state scritte dopo da discepoli. Ora, il Paolo storico nelle sue comunità non ha un vescovo. Pensate che solo nella lettera ai Filippesi, all'inizio, mentre saluta tutti i santi in Cristo, saluta anche i vescovi, nella chiesa di Filippi, che poteva avere 30 cristiani, poteva avere una trentina, diciamo negli anni 50, potete anche mettere 31 se volete, va bene, ecco, ma non... Non di più. E beh, lì si parla di, è la prima volta in quel testo lì, è la prima volta che è documentato il termine in greco episcopos, lì è il plurale però, episcopoi, vescovi, che ci stanno a fare. Vescovo vuol dire almeno due, un plurale no, deve essere fatto almeno di due. Ecco, ci stanno a fare due vescovi in una comunità di una trentina di persone. Evidentemente siamo in un momento storico dove le cose non si sono ancora sviluppate come sarebbe avvenuto in seguito, ecco, nelle lettere successive a Timoteo, a Tito, ecco, che rispecchiano la fine del primo secolo o inizio del secondo, meglio ancora. Ecco, vedete quindi la complessità delle cose. Il cristianesimo è nato complesso, che non vuol dire complicato. Io ai miei alunni ho sempre fatto la distinzione tra complicato e complesso, perché complicato vuol dire qualcosa che è inestricabile, no? E c'è nella complessità c'è la ricchezza. Vuol dire una diversità molteplice, no? Che però concorre a costruire in questo caso che cosa? Diciamo pure la Chiesa di Cristo, cioè sono riuniti tutti nella fede in Gesù Cristo. Tutti lo confessano, non solo Cristo, ma Signore, dicevo, Salvatore. Tra l'altro i nostri fratelli ebrei giustamente non parlano di Gesù Cristo, parlano solo di Gesù. Perché se dici Cristo, fai già una confessione di fede. Cristo vuol dire Messia. E se tu dici Gesù Cristo... Mi raccontava che un tizio, un ebreo dall'America, ha scritto lì in Israele, una famiglia fa gli auguri di Merry Christmas. Oh, come Christmas? Christmas è Cristo, no, non si può dire, ecco, vuol dire riconoscere che Gesù è Cristo, quindi questo ha suscitato la sorpresa dei familiari, insomma, ecco, quindi il minimo che diciamo è che Gesù è Cristo, cioè è il Messia, l'unto, Cristo vuol dire unto, no? Cioè è colui che sta alla conclusione delle attese di Israele,
Ecco, ma poi signore, avete presente il testo dei Filippesi, ogni lingua confessi che signore è Gesù. La traduzione italiana dice Gesù Cristo è signore. Il testo di per sé dice signore è Gesù Cristo. L'accento cade su questa cosa indicibile, inaspettata, che signore è proprio costui, che signore è un uomo. E che Signore non è solo Dio, il Dio di Israele, Adonai in ebraico, ma Signore ora è anche un uomo. Questa è la cosa straordinaria, che è originale, che i primi cristiani hanno confessato all'interno di un contesto ebraico dove il Signore era uno solo. Io dicevo che ero in Israele, no? C'è una radio israeliana che alle 6 del radio nazionale, alle 6 del mattino inizia le trasmissioni dicendo Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ascolta Israele, il Signore Dio nostro è un unico Signore e amerai il Signore Dio tuo con tutte le tue forze, eccetera. Comincia così le trasmissioni, come se noi cominciassimo con il Padre nostro. Una radio nazionale, ecco, adesso non so il Canton Ticino come comincia, ecco, ma per dire, ecco, c'è dunque questa confessione, ecco, questa, all'interno di Israele, dire, questo lo dice Paolo, pensate qui, è un testo per me fortissimo, in Prima Corinti 8:6. Paolo dice, ci sono molti dei e molti signori nel mondo, no? Pensate al politeismo antico, eccetera. Ma per noi c'è un solo Dio e un solo Signore. Solo Dio, il Padre, da cui vengono tutte, e un solo Signore, Gesù Cristo, attraverso cui sono tutte le cose. Questa distinzione, questa separazione tra Dio e Signore, oh, ma questo è qualcosa quasi di blasfemo per un ebreo, perché per l'ebreo Elohenu, Elohim, Dio, è Adonai. Adonai è il Signore, è la stessa cosa. Il cristiano va a mettere dentro la definizione di Dio un uomo, di cui si dirà anche metaforicamente che siede alla destra di Dio, va bene, ecco, ma quindi comunque distinto e però messo su un piede di uguaglianza con Dio stesso. Questo è un fatto straordinario. Forse noi non ce ne rendiamo neanche conto. Non parliamo poi dei musulmani, eh? I musulmani questo non l'accettano. I musulmani magari accettano che Gesù sia nato da una vergine. Ah, nel Corano, sì, il concepimento di me è stato concepimento per opera di Dio, insomma. Ma non è questo che fa il cristianesimo. Io ho l'impressione a volte che all'interno della comunità cristiana si amplifica indebitamente un dato che in realtà è secondario. Io adesso qui non voglio fare l'iconoclasta, va bene, ma il concepimento virginale di Gesù è secondario rispetto a che cosa? Rispetto alla sua morte in croce per me. Mi ha amato e ha dato se stesso per me, dice Paolo, e alla risuscitazione. Io parlo di risuscitazione più che di risurrezione, perché questo è il linguaggio neotestamentale. Cioè Dio lo ha risuscitato. Gesù è stato risuscitato. Ecco. E questo è quello che in termine tecnico si chiama il kerygma, no? L'annuncio centrale. Ecco, se voi leggete Prima Corinti 15, 3,5, dove Paolo dice: vi ho trasmesso ciò che anch'io ho ricevuto. Quindi va a comunicare qualcosa che sta a monte del momento in cui scrive la lettera e del momento in cui Paolo stesso, adesso torniamo su Paolo, Paolo stesso è diventato cristiano. Cioè, in questa formulazione dice che Cristo morì per i nostri peccati secondo le scritture e che fu sepolto. E che risuscitò, meglio, è stato risuscitato, anche se la CEI dice risuscitò, è stato il terzo giorno secondo le scritture, e che apparve a Cefa e poi ai dodici. Sono questi quattro verbi. Qui non c'è nessun titolo né di figlio di Dio, né di Signore, né di Salvatore. Qui, tra l'altro, però c'è il fenomeno linguistico
del termine Cristo, che è un titolo propriamente, e che già la prima generazione cristiana l'ha svolto in un nome di persona, come se fosse un nome, non dico di battesimo, perché ecco, ma dico per rendere l'idea. Ecco, Cristo non è nessun nome di persona, bisognava dire Gesù. Gesù è morto per i nostri peccati, invece lì dice Cristo. Cioè la prima generazione cristiana ha già operato questo salto linguistico che poi diventa usuale nel nostro linguaggio, no? Dire Cristo per dire Gesù. Comunque lì non c'è nessun titolo, lì si accenna solo a degli eventi. La cosa importante per il cristiano non è in primo luogo ciò che Gesù è di suo, ma è ciò che egli ha operato per me, o ciò che Dio in lui ha operato per me. La celebre frase di Melantone, questo amico di Lutero, no? Questo è conoscere Cristo, conoscere ciò che lui ha fatto di bene per me. Questo è il primo kerygma cristiano, dice questo. Non dà giudizi di valore, di identità personale, ma di avvenimenti, di cose che si sono compiute in lui, con lui, ciò che lui ha fatto. Ah, questo è straordinario. Perché cosa volete? Se noi diciamo solo che Gesù è figlio di Dio e c'è via di questo passo, vabbè, cosa importante, fondamentale, intendiamoci bene, ma non facciamo altro che esaltare lui, dire ciò che lui è. Ma io cosa c'entro con lui? Io c'entro perché lui c'entra con me. La frase di Paolo è lapidaria e è chiarificatrice, insomma. Mi ha amato e ha dato se stesso per me. Questo è il Gesù della nostra fede. Di uno che non è vissuto per se stesso. Ecco, altro, questo ci porterebbe a un altro discorso, insomma. Comunque, questo è fondamentale. Noi veneriamo come Signore non uno che sta seduto in poltrona, che è stato seduto, ma uno che ha speso la sua vita per gli altri, diciamo così genericamente gli altri, va bene? Per Israele in primo luogo, Gesù è stato un ebreo, non è mai uscito dalla terra di Israele, non date questo fatto, Forse può sorprendere, ma il Gesù storico non è stato un missionario. Che fosse itinerante, questo è pacifico, al contrario dei rabbini, dei maestri del tempo, erano tutti stanziali. Gesù invece è un itinerante, ma itinerante all'interno di Israele. E se va dalle parti di Tiro e Sidone, non è per andare in città a predicare. Difatti dice, se in Tiro e Sidone si fossero compiuti, no, le cose state compiute, anche loro si sarebbero compiuti. Ma Gesù non è andato a Tiro e Sidone. E ci sarebbero da dire diverse cose a questo riguardo. Gesù non è mai entrato nelle grandi città. Non è mai andato a Tiberiade, che è una città fondata da poco. Non è mai andato nella capitale della Galilea, dove risiedeva Erode Antipa, si chiama Sepphoris, mai menzionata nei Vangeli. L'unica grande città in cui è andato, insomma, anche più volte, è Gerusalemme, va bene? Ma che per Israele rappresenta un simbolo anche. Gesù è stato un predicatore di villaggio. Questa è una cosa che sorprende sempre. Si vede fin dove arriva l'incarnazione, se vogliamo usare una parola teologica. L'incarnazione è fatta di uno che è plongé proprio dentro un ambiente e lo condivide in pieno, senza, in questo caso, senza andare a scomodare i ricchi, i potenti, i politici e via di questo passo. Gesù non stava a contatto con queste persone. Ecco, ma dunque dicevo delle prime comunità cristiane, no? L'importanza di queste comunità, sapete da cosa si misura? Dal caso Paolo. Perché non è esatto dire che
la novità di Paolo comincia con la strada di Damasco. Noi concentriamo tutta l'attenzione su quel momento lì, d'altro non c'è nessun cavallo, si dice sempre che è caduto da cavallo, questo cavallo non c'è in nessuna fonte, il cavallo è un po' come la mela del giardino, non c'è nessuna mela, ecco, ma chissà come mai, la mela forse la mela là delle piere, forse è una... deriva dalla mitologia greca probabilmente la mela, ma il cavallo non so di dove derivi. Tra l'altro Paolo, ho visto in questi giorni in televisione un filmato di anni fa su Paolo vestito come un soldato romano, no? su questo cavallo come se fosse il padrone del mondo, ma scherziamo, ma Paolo è un ebreo qualunque, probabilmente non era neanche un rabbino. È stato formato ai piedi di Gamaliele, ma per imparare la Torah, insomma, le scritture di Israele, ma non, secondo me non era un rabbi Paolo, Saulo, diciamo. Era un fanatico, era un talebano, questo sì, è stato un talebano, ma per essere talebano non è necessario avere chissà quale investiture, insomma. Ecco, è stato quindi zelante per le tradizioni dei padri, come dice lui stesso in Galati. Ecco, quando è che ha incontrato Gesù? Mica sulla strada di Damasco, Non l'ha mai incontrato durante la vita terrena. Paolo non ha mai messo gli occhi negli occhi con Gesù di Nazareth. E questo è interessante perché... nell'anno 30, quando Gesù è stato condannato a Gerusalemme, con ogni probabilità Paolo era a Gerusalemme, ma non c'è nessun minimo accenno né negli atti, nei Vangeli, né nelle lettere di Paolo che lui fosse stato presente là, magari tra la folla che chiama e diceva crocifige, crocifige. Ma perché? Ma perché la condanna di Gesù è stato un fatto di basso profilo dal punto di vista giuridico penale, a parte il fatto che non era Gesù solo, erano anche altri due, ma Pilato era abituato a condannare e la gente di Gerusalemme era abituata a vedere delle condanne, scusate. Quindi quel caso di Gesù non ha fatto notizia in città, perché noi sì, nelle vie crucis lo amplifichiamo, ecco, ma perché lì subentra l'apporto della fede cristiana che esalta questo condannato, giustamente. Ecco, ma sul piano storico Paolo non ha mai incontrato, dove l'ha incontrato? L'ha incontrato nella testimonianza e nella vita della comunità cristiana, ben prima di Damasco. Paolo ha sentito parlare di lui, non solo della sua storia, ma ha sentito anche la testimonianza della fede in lui, in Gesù, dalle comunità cristiane di Gerusalemme e della Giudea, proprio quelle che lui perseguirà. Non si perseguita ciò che non si conosce. Paolo ha perseguitato questi gruppi perché costoro, questi gruppi, annunciavano, proclamavano qualcosa che per lui era insopportabile. Voi avrete sentito parlare della comunità di Qumran. Avete presente questo nome, no? Questa comunità giudaica sulle sponde nord-occidentali del Mar Morto. Questa comunità che è una setta. E i membri di questa comunità etichettano tutti gli altri, non solo i pagani, ma anche gli israeliti, come figli delle tenebre. Solo loro sono i figli della luce, questo gruppetto. Beh, questa comunità non è mai stata perseguitata. Invece questi gruppi, o gruppetti, chiamali pure, questi primi gruppi di credenti in Gesù, questi sì. Perché? Come mai? Tanto questi non sono neanche settari. Il primo capitolo degli Atti dice che si recavano al Tempio all'ora della preghiera. Quelli di Qumran erano polemici col Tempio di Gerusalemme, non riconoscevano la funzione di questo Tempio, perché i sacerdoti sarebbero stati illegittimi, eccetera, ma... Quindi questi erano inseriti, i cristiani, nel contesto, diciamo, socio-religioso di Israele. Invece la comunità di Qumran, no. Eppure questi sono stati perseguitati e quella no. E il motivo è solo questo.
perché costoro annunciavano questa figura di ebreo, Gesù, nel quale si risolvevano le questioni del bene e del male, diciamo in termini un po' generici. Perché costui è morto per i nostri peccati. Questo non è detto di nessun altro. Nessun altro ebreo ha detto una cosa del genere. In Isaia 53 si parla del servo sofferente, così che ha portato le nostre iniquità. Cioè, oh, lì c'è, però sono discussioni infinite. E tra l'altro Paolo non cita mai quel testo di Isaia 53, che sarebbe stato utile per dimostrare il fondamento scritturistico della figura di Gesù, paziente, di Gesù morto e sepolto, morto in croce, insomma, condannato a morte. Mai. Perché comunque quella figura là non è una figura messianica. Il Messia non porta i peccati di nessuno. E invece questo gruppo di ebrei ha proclamato e proclamava proprio questo, che quest'uomo di basso profilo sociale è morto per i nostri peccati. Ed è lui Messia, il Messia. Io capisco l'incredulità dei nostri fratelli ebrei, è logica, perché queste affermazioni sono pugni nello stomaco al giudeo tradizionale. Cioè, di proclamare come Messia non solo uno che è di basso profilo sociale, ma uno che è morto sconfitto in croce. E in più proclamare che costui è stato risuscitato da Dio. Perché è vero che il concetto di risurrezione non è greco, ma è ebraico. Però la fede ebraica, o la speranza ebraica, dice che la risurrezione avverrà alla fine dei tempi e sarà collettiva. Qui invece si afferma la risurrezione o risuscitazione di uno solo nella storia. E un ebreo, con la sua precomprensione, cosa deve dire? E se rimane ferma la sua precomprensione, rifiuta queste cose. È logico. Che in effetti la fede cristiana va al di là della logica. Quando Paolo scrive che è scandalo per i giudei e stoltezza per i gentili, dice la verità. O dice che Dio ha scelto le cose deboli di questo mondo per confondere le forti. Questo è nei fatti. È nei fatti ed è nella interpretazione dei fatti. Ecco, ma questo è tipico della fede cristiana. Ora, cosa deve fare la comunità di oggi, la Chiesa, le Chiese di oggi? Cosa devono fare? Innanzitutto, non erigere steccati tra di loro. Io, è proprio anche una sofferenza personale vedere le polemiche, i non riconoscimenti, no? Non parliamo del caso là della Basilica della Natività a Betlemme, dove i monaci si sono date le scopate sulla testa. Ecco, lasciamo stare questo, ecco, ma tutti hanno visto, pensate che bel esempio, eh? Ecco. Se di pluralismo si deve parlare, adesso è un pluralismo di coesistenza, ma di armonia, di concordia, di mutua non solo comprensione, ma di mutua integrazione. Ognuno ha qualcosa da portare all'altro. Come non so, la chiesa di Corinto era ben diversa dalla chiesa di Gerusalemme, strutturalmente proprio, ministerialmente. Ecco, perché non coesistere tra diversi? Quando il dato di fondo unificatore non è, appunto, è di fondo, non è a livello di superficie fenomenologica, ma è Gesù Cristo, il fondamento. E quando Paolo dice nessuno può porre un fondamento diverso da quello che ho posto, è questo, è lui. Quindi c'è questa cosa, lo studio delle origini cristiane suscita anche un po' di nostalgia, di come eravamo, no, rispetto a ciò che siamo diventati, ciò che siamo diventati. E poi c'è quest'altra dimensione della testimonianza, come per Paolo. Io penso che nessuno diventa cristiano per conto suo, per un tragitto personale, per una visione celeste. Cristiani si diventa in base a ciò che si vede, in base alla testimonianza dei cristiani, quindi delle comunità. Sono loro che danno il primo input.
Se poi viene una visione dal cielo, questa è in aggiunta. E tra l'altro Paolo non fonda mai le sue prese di posizione, sia teologiche sia disciplinari, non le fonda mai su questa esperienza della strada di Damasco. Mai. Ah, questa è una lezione straordinaria. È il quotidiano che conta, è il quotidiano della testimonianza, no? Che va poi a incidere su chi è esterno, su chi è estraneo, magari sul non credente. Ecco, quando si vede che c'è una fede vissuta davvero fino in fondo e c'è insieme un'esperienza di comunione vicendevole, che è poi la cosa migliore di questo mondo. Grazie. Dire che sono grato rispetto a quello che ho sentito e che mi permetto di dire abbiamo sentito è un'espressione forse un po' riduttiva, nel senso che questa sera noi finora abbiamo avuto modo di sentire una serie di elementi che dai testi partono, che i testi non strumentalizzano e che soprattutto vogliono invitare tutti, e mi permetto di riprendere le parole che il professor Penna ha appena terminato di dire, che invitano tutti a guardare innanzitutto dentro se stessi, cioè a guardare quali che siano le scelte di carattere religioso che ciascuno può o non vuole, o non può fare, vuole o non vuole fare, ma a chiedersi che cosa sia Gesù Cristo per me. Ora, credo che questo sia un dato che può sembrare per alcuni quasi banale, ma che se ci pensiamo è esattamente il contrario di quel che si è fatto per secoli, possiamo dire serenamente, nelle forme più varie, nelle forme più diverse, insomma. Mentre lei stava parlando, mi venivano in mente alcune immagini a flash. Pensavo per esempio a quello che è stata la cosiddetta evangelizzazione dell'America centrale e dell'America latina tra il XV e il XVI secolo. E pensavo a tutta una serie di altri eventi. Certo, è molto facile oggi parlare con le nostre categorie contemporanee di quel che in passato è successo, però molto serenamente possiamo dire anche che nel primo secolo d.C. c'erano, il professore l'ha ricordato tante volte, varie posizioni. Per esempio, se è certamente vero che parlare di misoginia da parte di Paolo è un luogo comune, però è vero che se noi confrontiamo quello che Paolo pensa del matrimonio con quello che del matrimonio, chiamiamolo matrimonio, emerge dalle versioni evangeliche, potremmo rovesciare il discorso. Perché quel capitolo settimo della prima lettera ai Corinzi, nella prima parte, è, per essere gentili, riduttivo rispetto a quello che è la dimensione del rapporto uomo-donna, rispetto a quello che per esempio Marco 10 e paralleli dicono, per fare soltanto un esempio, ma questo per dire come la pluralità è certamente importante. Io dico solo un'altra parola e poi lasciamo evidentemente la parola ai presenti per interventi, domande, quello che riterranno opportuno. Ecco, lei prima ha citato il passo di Matteo 16, tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa. Ecco, questo mi ha fatto riandare alla mente alla condizione di alcuni professori che alla metà degli anni 90 in alcune facoltà sono stati messi molto in difficoltà da colleghi che hanno cercato di denunciare la loro cosiddetta scarsa comunione ecclesiale, perché si erano permessi di dire che quel tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa è un'affermazione successiva alla risurrezione e non precedente. E non stiamo parlando di 300 anni fa, stiamo parlando certo del secolo scorso, certo del millennio scorso, ma di una quindicina di anni fa. Questo per dire come il discorso che si è più volte ascoltato questa sera, della necessità di tener conto della pluralità originaria, è un dato assolutamente fondamentale. In un bel libretto, Il Vangelo di Giuda, pubblicato da Erich Nofke, giovane professore della Facoltà Valdese di Roma. Nofke, che è un giovane studioso che ha una quarantina d'anni, ricorda la pluralità originaria da cui il cristianesimo parla e sottolinea come alcuni momenti di unità
sono esistiti nel corso della storia, certamente. Ma la caratteristica fondamentale è la pluralità, talvolta anche molto conflittuale, ma in ogni caso la pluralità. E questo è un dato di cui dobbiamo essere consapevoli nella logica del complesso e non complicato che le ricordavo un attimo fa. Ecco, io credo che sia giusto a questo punto lasciare la parola ai presenti e a tutti coloro che volessero intervenire. Prego. Prego. Al centro della sua esposizione di stasera mi è venuta un'idea, cioè mi è venuto un collegamento con una enorme polemica che ebbe luogo nella seconda metà dell'Ottocento. Ma non funziona. Quando Renan disse, si sente? Si sente dietro? Non so cosa fare. La schiacciata? Tenerlo solo vicino. Tenerlo vicino, va bene. Quando Renan disse che Gesù Cristo non voleva diventare... che il cristianesimo era stato inventato da Paolo e non da Cristo. Ha fatto colpo questo qua. Sì. E in radice non era sbagliato, nel senso che la consapevolezza oggi diremo della divinità di Cristo è posteriore a Cristo, viene dopo, viene riconosciuta non da Paolo, ma probabilmente da questo insieme di chiese. Come la vede lei oggi questa polemica vecchia, però interessante? Il primo, rispondo uno per uno. Benissimo. Il primo a dire questa cosa è stato Nietzsche, Friedrich Nietzsche, umano, troppo umano, e il quale Nietzsche poi ce l'ha anche con Paolo, cioè, nel senso che io ho mai capito la storia di Nietzsche, perché era figlio di un pastore luterano e il luteranesimo è sorto nel nome di Paolo Lutero, il cavallo di battaglia di Lutero era Paolo, no? Nietzsche, figlio di un pastore luterano, e parlare di Paolo è come far vedere un drappo rosso a un toro, non poteva sopportarlo. Ecco perché va a dire, poi vede in Paolo la quintessenza dell'ebreo, perché Nietzsche era antisemita. La quintessenza dell'ebreo. Ecco perché va poi a dire che tra Gesù e Paolo c'è una differenza. A parte il fatto di dire Nietzsche che se Gesù fosse venuto all'età che aveva lui, Nietzsche avrebbe cambiato idee, eccetera. Ecco. Periodi ipotetici del terzo tipo. Ecco. E quindi, cioè, separa Gesù da Paolo. Perché Paolo avrebbe fatto del messaggio di Gesù un messaggio di redenzione, che Gesù non avrebbe inteso. Questa idea qui, questa tesi qua, ha fatto storia, soprattutto una certa cultura laica e nei nostri fratelli ebrei. I nostri fratelli ebrei salvano ancora Gesù, senza farlo messia, senza farlo neanche profeta. Gesù come un maestro, uno dei maestri. Ecco. Anche se... Amos Oz, questo romanziere israeliano, no? Una storia di amore di tenebra, ricorda suo zio che aveva scritto negli anni 20 il primo libro su Gesù, il quale diceva che Gesù è degno di stare nel Pantheon dei grandi di Israele, frase un po' retorica, ecco. Però ecco, Gesù viene ancora accettato, ma ridotto a maestro come tanti altri. Paolo no. Paolo è proprio indigesto, ma per il motivo che Paolo detronizza, in qualche modo esautora, il valore che la Torah, cioè la legge, ha per la definizione dell'ebreo, per l'autoconsapevolezza, l'identità ebraica. Lei toglie la Torah a un ebreo, gli toglie la spina dorsale. Ora, per Paolo la Torah, cioè la legge, diciamo i comandamenti, via, per semplificare,
Ecco, i comandamenti, l'osservanza dei comandamenti non ha valore soteriologico e salvifico. Infatti questa è una frase rivoluzionaria. Noi siamo talmente abituati dall'illuminismo in qua, dal 1700 in qua, a abbinare che il cristianesimo con la morale, che dire una cosa del genere, ma allora qui crolla tutto. Invece si stabilisce tutto, perché Gesù non è un comandamento. Gesù è una persona con cui si instaura un rapporto interpersonale, cosa che non si fa con nessun comandamento. Il comandamento è un precetto, è una cosa anonima, anche se lo si attribuisce a Dio. Ecco, con Gesù c'è invece un rapporto, è il ladrone sulla croce. Oggi sarai con me in paradiso, senza che costui abbia fatto nessuna opera buona, ma ha riconosciuto Gesù, si è affidato a lui. Questo è Paolo, questo è il paolinismo, questa è la radice del paolinismo, cioè la disgiunzione tra cristianesimo e moralismo. Forse queste cose non, purtroppo non si dicono molto, non si predicano molto, non so bene, ma insomma, ma ecco perché Paolo è sempre stato scandaloso. Scandaloso, lo è sempre, guardi, lo è sempre ancora. Ecco, insomma, quindi... Il legame tra Paolo e Cristo. Beh sì, il legame, vede... La cosa importante da notare, io ho scritto anche su questa cosa, ma è che storicamente tra il Gesù terreno che è morto nell'anno 30 e Paolo che ha avuto la sua esperienza di Damasco magari 2 o 3 anni dopo, lì in mezzo, come dicevo prima, c'è la comunità cristiana. La fede cristiana è anche l'enunciazione, la formulazione verbale della fede cristiana, non è nata con Paolo. Paolo è l'anello di una catena, benché di tutto spicco. Albert Schweitzer, questo famoso uomo alsaziano, no? Che era organista, era musicista, medico in ultima... a Lambaréné, in El Gabon, ha fondato l'ospedale, e ha scritto su Paolo. Cioè Paolo ha assicurato per sempre nel cristianesimo la libertà di pensare, di dire la fede con la propria testa e di non fare solo i ripetitori passivi e amorfi, ecco, ma di apportare nella comprensione del Vangelo e nella formulazione di questa comprensione la propria possibilità intellettuale, ecco, questo ha fatto Paolo. Anche perché Paolo non è un nazareno, non viene da un villaggio di provincia. Paolo è della diaspora greca, neanche orientale, greca, diaspora occidentale, diciamo così. Tarso era una città che un autore del tempo, Strabone, diceva che era seconda o pari solo ad Atene. Quindi, cioè, l'importante è che il Vangelo venga poi, non so se lo dico qui, è la cultura. Inserimento dell'annuncio evangelico nella o nelle culture del mondo. Paolo ha inculturato il Vangelo, ma bisogna dire che questo fenomeno dell'inculturazione non risale solo a Paolo. Guardi già il dire che Gesù è stato risuscitato, questo è una inculturazione della fede. Il concetto di risurrezione che dicevo prima è solo ebraico, non c'è in Grecia. Eppure quando Paolo parla là all'Areopago di Atene usa questa categoria qui che non è greca, è semitica, ebraica. Infatti l'ha presa a parte. Esattamente, ecco, ma qui vuol dire, come si dice comunemente, scusi se mi dilungo, poi c'è il Signore, che ci sono anche a livello di linguaggio ci sono delle categorie non, come si dice, non negoziabili, insomma. Ma l'importante è capire cosa vogliono dire, insomma. Vabbè, insomma, qui si può andare avanti. Prego. Poi c'è la signora. Voglio giusto parlare di linguaggio, no? Il termine Vangelo. Perché no, di solito quando si parla di Vangelo, evangelizzazione, eccetera, normalmente si pensa ai 4 Vangeli. Sì. Però pensiamo all'incarico che ha dato Gesù ai 12. Gli ha detto: andate in tutto il mondo a portare il mio Vangelo, che
che evidentemente non era quello degli evangelisti. Cioè, adesso io dico la mia un po' alla buona, no? Il Vangelo di Gesù, secondo me, è il regno. Punto e basta. Dove il criterio di verità era il venite vedete. Passando agli apostoli, agli evangelisti, a San Paolo, no? E si fa quella che si dice la cristologia, cioè il messaggio, cioè la buona novella, diventa Gesù Cristo, figlio di Dio, nato, è morto, crocifisso e risorto, dove il criterio di verità a questo punto diventa la risurrezione, che è molto più, come dire, difficile da fondare, perché è teologico, rispetto al termine del vieni vedi, che è empirico, riguarda l'esperienza umana di chi entra nella comunità, non riguarda una credenza. Ecco, allora, cioè se non dico cioè se non dico fesserie, ma io vedrei una specie di arricchimento del messaggio iniziale, no? La buona novella, no? Fatta dopo la morte di Gesù. Ecco, questo arricchimento è, come dire, è una conseguenza logica necessaria? O uso una parola un po' grossa, è stata un po' arbitraria. Questa si potrebbe fare un corso semestrale su questa cosa. Ecco. Io dico sempre che la risurrezione e la risuscitazione di Gesù non è un evento storico. E lo dico a spada tratta. Ma per il semplice motivo che questo farsi della risurrezione e la risuscitazione di Gesù non è raccontata da nessuno. Non c'è nessun testo che racconti il risorgere di Gesù. Nessuno. A parte che il concetto di fede è applicato anche alla croce, la storia di Gesù finisce con la sua morte, neanche con la sua sepoltura. Quella è già storia di altri, che lo prendono e lo portano al sepolcro, ma non è più la sua. L'ultima immagine del Gesù storico è un crocifisso. La risurrezione è una categoria ebraica che viene applicata a questo crocifisso per dire che non dico la storia, ma diciamo la vita di questo crocifisso, di questo Gesù, non finisce con la croce. E si usa la categoria ebraica di risuscitazione, la quale però non è descritta da nessuno. E qui bisogna fare una minima distinzione a livello di linguaggio tra la categoria dello storico e la categoria del reale. Non tutto ciò che è reale è storico. Oh, storico vuol dire semplicemente documentato, ecco. Exallatis et probatis, come si dice nei tribunali. Ecco, la storia comincia quando c'è la scrittura, sa nel 3000 avanti Cristo più o meno, ecco. Prima c'è la preistoria, insomma, c'è tutta la dimensione di un reale che però non è documentato. Il reale è molto più ampio dello storico. Io ho mai conosciuto mio bisnonno, non so nulla di mio bisnonno. Non c'è nessuna documentazione, ma non posso dubitare che mio bisnonno era reale. Ecco, nel fatto per quanto riguarda Gesù, bisogna applicare questa distinzione. I primi cristiani hanno proclamato, insomma, la risuscitazione più che risurrezione, la risuscitazione di Gesù come dato reale, ma non l'hanno mai descritta. Ciò che documentano semmai è l'incontro, gli incontri, come dicevamo prima, con lui, ma non il suo risorgere. Se no, uno può chiedersi, ma come è venuta questa risurrezione? Ha cominciato a aprire un occhio, si è steso un dito, cioè cadiamo nel ridicolo. C'è un apocrifo tardivo vuol dire secolo VI, VII addirittura, quindi siamo molto avanti, come si dice che la morte entra nel sepolcro di Gesù, alza il lenzuolo e vede che Gesù le ride in faccia.
lei spaventata, cade a terra, tramortì, lei la morte. Come è possibile? Ma io sono la più potente. Vabbè, questo è un modo per descrivere l'incomparabile, ecco, l'indicibile, va bene, per dire che Gesù non è trattenuto dalla morte. Perché poi è difficile anche, cioè, la morte vuol dire che la vita del crocifisso Gesù non è ridotta però a pura anima. Guardate, in Paolo non c'è mai il binomio corpo e anima, mai. Se mai una volta c'è corpo, anima e spirito, vabbè, alla fine prendete solo c'è. Perché la sopravvivenza appartiene alla filosofia platonica, secondo cui l'uomo è la sua anima. Ma persino Tommaso d'Aquino viene a dire che la mia anima non è il mio io. Tommaso d'Aquino, tutte le riverenze a San Tommaso. Se Paolo all'Areopago avesse detto che la sua anima sopravvive, nessuno avrebbe avuto obiezioni. Ma ha annunciato la risuscitazione. Dio lo ha risorto, risuscitato, cioè. È lì che non ci siamo più. Lì vengono a scontrarsi addirittura due categorie culturali, di cui una non accetta l'altra. Ecco, ma lì si prova la irrinunciabilità di questa di questa affermazione, insomma, ecco, che, cioè sotto sotto, signora scusi, c'è un'antropologia, cioè c'è una concezione dell'uomo, di cosa è l'uomo. L'uomo non è spirito. L'uomo, per dirla con i termini platonici, è anima e corpo insieme. Pensi che Paolo, l'unica volta in cui utilizza il termine immortalità, lo usa per il corpo. Una cosa sorprendente, prima Corinti 15, 53, 54. Ecco, e quindi c'è una concezione dell'uomo che sta sotto anche all'annuncio della risurrezione o risuscitazione di Gesù. Se Gesù è uno che io incontro è perché lui ha una dimensione anche somatica, eh? Cioè, se l'uomo non diventa puro spirito con la morte, non diventa un fantasma, ecco, perché l'uomo è un tutto insieme e il Gesù risorto è costui che combina insieme la totalità dell'uomo, insomma, ecco. Se un uomo sopravvive è perché ci deve essere anche una dimensione corporea, somatica, come si dice, non puro spirito e non solo anima, ecco. E questa è stata la prima fede cristiana che noi condividiamo con i nostri progenitori nella fede, ecco, perché viviamo anche della loro testimonianza, ecco, e del loro linguaggio. Vabbè, insomma, dica signora. Da questa sua conferenza e sono molto grata prima di tutto. E vorrei riportare il discorso sul problema della unicità, differenziandolo da quello dell'unità, no? Io credo che nella storia della Chiesa si è badato più all'unità totalitaria, con questo atteggiamento totalitario, che alla riflessione sulla specificità, unicità, no? Del cristianesimo, del Vangelo primitivo. E del fatto anche che il Vangelo è radicato nella cultura ebraica, non nella cultura greca oppure qualsiasi altra cultura. Il concetto appunto di unità spirito-corpo è ebraico, non è greco. E appunto se andiamo... Diciamo anima e corpo, perché sì. Spirito è già un concetto più evanescente. Sì. Comunque quello che a me interessa nel comunismo, no? È anche la conoscenza. Sì. Perché io non posso amare qualcosa che non conosco. Già. E quindi è un problema anche di conoscenza. Sì. A me è capitato di leggere sia di altre tradizioni, anche induiste, Gandhi, eccetera. Sì. E Gandhi, per esempio, leggeva ogni giorno San Paolo. Uh-huh. E da quello che ho capito lei conosce anche l'ebraico, quindi fa questo discorso perché ha una conoscenza, no? Quindi è un problema anche di conoscenza, di apertura. Sì. Non solo di rispetto, perché sì. Rispetto è una parola anche un po' riduttiva, sì. È un problema di avvicinarsi con un'umiltà anche sì. A chi
vive altri simboli, certo, altri stili, certo, altre forme. È come nella vita sociale e nella vita quotidiana che io se mi apro a ciò che è differente da me e ascolto, è possibile che possa capire qualcosa. Sì, però sì, se mi chiudo e non ascolto, sì, è chiaro che poi si creano le scissioni e le divisioni. Ecco, è una riflessione. Ah sì, sì, è interessante. Dicevo appunto, sì, conoscenza vuol dire poi condivisione, che se non è proprio solo una conoscenza asettica, teorica, astratta, vuol dire condivisione non solo con ciò che si, ma con colui che è altro da me. Ecco, c'è un filo di ascolto. Sì, di ascolto. L'ascolto è anche apertura, cioè, non, cioè è anche un problema di silenzio di fronte all'altro. Sì, sì. C'è un filosofo francese contemporaneo, Levinas, che teorizza l'importanza dell'altro. Levinas. Levinas. Sì, sì, lo conosco. Ecco, dell'altro. E dice, noi o io, insomma, noi siamo ostaggio dell'altro. Perché se non c'è l'altro, io stesso non... C'è una frase di Martin Buber. Lo conosco. Conosce anche lei. Mi serve il mio pane. Ah sì? Ah, vede, vede. Per questo parlava di conoscenza. Se spunta un tu, allora anche l'io si afferma. Principio dialogico. Il principio dialogico, è il titolo del suo libro. Ecco. Poi ce n'è un altro molto bello, Educare all'incontro. Ecco, siamo sempre in questa prospettiva di una mutua integrazione, in fondo. Questo è importantissimo. Ecco, io... bisogna leggere di tutto, bisogna anche leggere non dico i Veda che sono noiosi, ma le Upanishad, sì, le ha lette le Upanishad, bellissime. Ecco, ha letto tutto la signora. No, ma per dire, bisogna essere aperti alla conoscenza dell'altro, va bene, perché poi conoscendo l'altro conosci anche meglio te stesso, in definitiva, viene fuori meglio la tua identità. Ecco, questo è molto bello. Signor Speranza, prego. Ecco, in relazione a quello che Gesù ha fatto per me, ecco, io trovo un aiuto per capire anche quello che lui ha fatto per me, nel modo in cui io possa poi trasmettere agli altri il messaggio di Gesù. L'aiuto principale io lo trovo proprio in Paolo, l'Apostolo Paolo, e in questo, che mi sembra che Gesù è un po' come la scienza di base, la ricerca di base, e lui ha fatto la religione di base, mentre l'Apostolo Paolo ha fatto la ricerca applicata, la ricerca scientifica di come applicare la ricerca di base. E questo mi aiuta perché, come l'Apostolo diceva, fate di tutto a tutti. Ecco, lui infatti ha interpretato e praticato già fin dagli inizi, dunque, l'insegnamento di Gesù Cristo, così lo intendo io, e lo ha applicato facendo diverse chiese e rispettando la cultura e tutta la realtà di ogni chiesa, e per questo, come ha detto molto giustamente, sono venute fuori diverse chiese con una diversità, un pluralismo, e che dimostra che l'Apostolo Paolo aveva un concetto intellettuale altissimo per essere 2000 anni fa, oppure è ispirato dallo Spirito Santo, oppure le due cose, ma comunque lui ci ha dato, a me mi ha dato questo insegnamento di cercare sempre di applicare la verità di base che Gesù ci ha portato, e questa verità poi diventa sempre molto diversa e molto plurale, diciamo, quando la applichiamo, osservando, cominciando a farci insegnare questa cosa dall'Apostolo Paolo, che lui ha detto fatevi tutto a tutti per guadagnare più gran numero. Bene, sì, una bella riflessione questa, è vero. Sì, chi è che accennava, forse la signora,
l'Evangelo è nato in casa ebraica, eccetera, no? Però poi ci sono gli apporti della cultura greca. Gesù non conosceva la cultura greca. Gesù è mai stato ad Atene, non solo, ma scusatemi, io qui non mi sono ricordato di spegnere. Insomma, come si fa? Muto. No. Ecco. Ma dobbiamo sempre ricordare che al tempo di Paolo queste cose non c'erano. Ecco, la cosa interessante da notare è che appunto la enunciazione, la formulazione del Vangelo cambia da un ambito culturale a un altro. E, per dire, in ebraico non c'è il concetto, cioè la parola che usa Paolo per l'attesa della venuta del Signore, l'attesa della parusia. Il termine parusia non ha ancora rispettivo ebraico. E Paolo lo usa. Quando dice ho imparato a bastare a me stesso, questo è un principio stoico, si trova in Seneca. Proprio la filosofia stoica era la filosofia dominante del secolo primo, ma anche già prima, anche un po' fino a Marco Aurelio. Ecco, cioè c'è questa apertura culturale che interpella noi anche oggi. L'evangelizzazione fatta in America Latina o in Africa, in Asia, deve o no tener conto delle categorie culturali dell'ambiente? Questo è un discorso molto importante, molto delicato. Pensa al nuovo messale. Ecco, bisogna vedere, anche lì, forse bisogna setacciare, bisogna filtrare le cose. Però io avevo un professore di teologia che diceva ma in Cina, dove il pane non si mangia il pane, si mangia il riso. Prendete e mangiate, questo è il mio, quel pane. E per loro non significa. È un caso forse estremo, ecco, ma per dire che fin dove è possibile bisogna anche inculturare cosa che ha fatto già il giudaismo. Al tempo di Gesù ad Alessandria d'Egitto è un filosofo ebreo di nome Filone che ha inculturato le tradizioni ebraiche nella cultura greca. Ecco, e questo ha fatto e farà e fa giustamente il cristianesimo. Con tutto il rischio del caso, perché si adottano poi categorie astratte, proprio il concetto di persona, divinità, chi è che parlava della divinità? Era lei che parlava della divinità di Gesù, concetto di divinità. Paolo non dice mai che Gesù è Dio, mai. E la traduzione della CE in Romani 9,5 secondo me non è esatta, sarebbe l'unico caso secondo la CE nelle lettere autentiche. Ecco, ma basta dire Signore. Perché Signore è un titolo divino, è Adonai, il Dio di Israele. E se applichi questo titolo a un uomo, diamine, lo innalzi, anche se non usi l'astrazione, divinità è un termine astratto, ma non solo non usa divinità, ma neanche il singolare personale Dio, Paolo non lo usa. Ma vedete, perché bisogna sempre distinguere tra il linguaggio. La linguistica moderna distingue tra il significante e il significato. Il significante sono le parole. Il significato è ciò che sta a monte o alla base o dentro le parole. Il significato può essere detto da molti significanti diversi. Quindi il problema del linguaggio è importantissimo, ma è un problema aperto. Ecco, questo voglio dire. Professor Roberto, prego. Domande minime, sì. E tecniche, sì. Il concetto di, e anche linguisticamente, concetto di risuscitazione, sì. Compare quando? E poi la domanda che vi ponevo stasera, quando compaiono le prime associazioni bibliche nella storia? Ah, dunque, rispondo subito alla seconda. Nel sillabo di Pio IX, le associazioni bibliche sono equiparate a quelle socialiste. Non so se mi spiego. No, insomma. No,
ma perché quelle sono anche condannate, sono condannate le associazioni socialiste, quindi anche le associazioni bibliche, quindi si è fatto molta strada con il Vaticano II, le cose sono cambiate assolutamente. A me verrebbero in mente altre associazioni ben peggiori, quelle dei socialisti, ma questo è un altro discorso, dei socialisti dell'Ottocento evidentemente. Sì, dell'Ottocento. E quando compare, mi dice lei, oh, ma questo è il linguaggio normale nel Nuovo Testamento. Al 90% quando si parla della, noi siamo abituati a usare questo termine, risurrezione, che indica un'azione che termina in me, nel soggetto, invece risuscitazione indica un'azione che va fuori dal soggetto. In questo caso il soggetto è Dio che risuscita. Se invece dice che Cristo è risorto, è l'azione che rimane in lui, la compie lui e rimane in lui. Ecco, ora c'è due forme verbali diverse in greco, ma il Nuovo Testamento, per la stragrande maggioranza dei casi, usa l'idea, si formula la cosa col dire o che lui è stato risuscitato, oppure che Dio lo ha risuscitato, che è la stessa cosa. Ecco. In altri casi, ma minoritari, si dice che è risorto. Si dice anche questo, eh? Il saluto del greco della Buona Pasqua è Christos Anesti. Vuol dire Cristo è risorto. Ecco, ed è bellissimo, certamente. Che in ogni caso anche questa dizione qua, è risorto, vuol dire che colui che è risorto non è semplicemente uomo. Perché il recuperare la vita non spetta all'uomo, è un atto divino. Quindi dire Cristo è risorto, Christos Anesti, vuol dire che Cristo non è un uomo qualunque, perché nessuno risorge, nessuno. Ecco, se lui è risorto, ma ripeto, questo è un linguaggio minoritario, ecco. Io avevo una domanda che riguardava la lingua italiana, da quanto in Italia? Usa in Italia questo termine? In italiano? Ma questo non saprei dirglielo, io lo uso ormai da alcuni anni, insomma. Non saprei dirglielo questo. Io volevo chiedere una cosa semplice. Lei ha parlato di chiese. Sì. Varie chiese. Come dobbiamo considerare noi queste specie, qualche volta li chiamiamo sette, qualche volta li chiamiamo diversamente, tipo per Testimoni di Geova, Reverendo Moon, eccetera, eccetera. E quelle non, se non convergono sulla confessione cristologica, allora, perché tutte le chiese cristiane sono unite dall'accettazione dei primi sette concili, prima del 1000. Prima del 1000 i concili sono stati ecumenici nel senso pieno del termine. Dopo il 1000, 1054 propriamente, con lo sisma d'Oriente, e dopo il 1000 i concili sono stati solo della Chiesa Cattolica. Non c'è più stato un concilio universale. Anche se il Vaticano II c'erano degli osservatori, va bene, ecco, ortodossi, protestanti, va bene. Ecco, però un concilio universale non c'è più stato. Quindi i concili del primo millennio in realtà costituiscono la base comune delle confessioni cristiane e sono concili cristologici che identificano l'identità di Gesù, insomma, identificano. Ma anche per esempio il Reverendo Moon, che è uno dei, chiamiamo sette, eccetera, eccetera. O anche i testimoni di Gesù. Sì, ma non convergono su queste cose, non convergono su queste definizioni conciliari. Mi spiace per loro, cioè, comunque tutto il rispetto, ecco. Anche i mormoni in realtà, anche questo qui che si presenta candidato alle elezioni americane, insomma. C'è un ultimo intervento, prego, signor Ortelli. Lei ha parlato giustamente di Damasco, vedendolo e inquadrandolo giustamente nel contesto del Nuovo Testamento, no? Ora però c'è un passo in cui
cui si dice che Cristo è apparso prima al Cefa, poi agli apostoli, poi ai dodici, poi agli apostoli e poi a me che sono un apostolo. Ecco l'ultimo, ecco, sì. Come lo inquadra questo passo? Beh, lì c'è un'osservazione interessante, che lì avviene una distinzione tra i dodici e gli apostoli. Noi siamo troppo abituati a identificare, per noi, nel linguaggio catechistico corrente, gli apostoli sono i dodici, per Paolo no. Ho appena citato prima la coppia Andronico e Giunia, che sono apostoli, c'è una donna che è qualificata come apostolo, a parte il suo partner Andronico, che non si sa bene se è il marito o il fratello, probabilmente il marito, che è un apostolo anche lui, senza aver fatto parte dei dodici. E Paolo stesso rivendica per sé la qualifica di apostolo senza aver mai fatto parte dei dodici. Noi siamo stati abituati a questa identificazione dal linguaggio di Luca, negli Atti degli Apostoli. Gli Atti degli Apostoli, questo è il titolo, non è del libro, il titolo successivo, ma in quel libro lì gli dodici sono gli apostoli, tanto che Luca, che pure parla tre volte della apparizione, della visione di Gesù sulla strada di Damasco, e poi dedica la maggior parte del libro, dal capitolo 13 al capitolo 28, a Paolo, non lo chiama mai apostolo. L'eccezione del capitolo 14 si spiega, sono lui e Barnaba apostoli nel senso etimologico di inviati, ecco. Ma non lo chiama mai apostolo, pur avendo, denotando una venerazione per Paolo, che parla tre volte, ripeto, tre volte della strada di Damasco, una volta sola della Pentecoste, ma tre volte di questo evento della strada di Damasco, ma non lo chiama mai apostolo. Cioè, quindi noi ci siamo allineati a quel linguaggio lì e abbiamo perso di vista il linguaggio paolino, secondo cui apostolo può essere chiunque, purché io non so se si possa dire che, come si dice, i vescovi sono successori degli apostoli, che sono successori anche di Giunia. Sospendo il giudizio. Bene, giunti alle 10:22:30. Le domande potrebbero essere molte altre, sono convinto che ciascuno di noi, quanto più passa il tempo, tanto più ha ulteriori elementi da proporre, e credo che questo possa essere un approfondimento che svilupperemo ulteriormente. Mentre il professor Penna rispondeva alle domande, mi veniva in mente, a proposito di scambiare l'inezia per le cose fondamentali e viceversa, mi vengono in mente un paio di episodi. Quindi, innanzitutto, per esempio, quello che in Prima Corinzi 11 Paolo ricorda, in questo caso in parallelo con la fonte lucana, e cioè il riferimento al fare questo in memoria di me, una formulazione che riguarda evidentemente, credo che tutti lo siano consapevoli, l'essere discepoli dall'inizio alla fine di Gesù, quindi tenendo conto di quel che Gesù aveva fatto prima dell'ultima cena, e quindi facendo questo riferimento, e quanto talvolta poco si insista su questo dato, e invece magari come si insista, lo dico per esperienza diretta, perché ho ricevuto un paio di email molto critiche in proposito, quando si ci permette di mettere in dubbio che Gesù sia nato a Betlemme, per esempio. Ecco. Se i presenti leggessero le due mail da due colleghi che ho ricevuto, che mi dicevano che io ero un apostolo dell'esegesi del sospetto, allora questo dimostra come talvolta scambiamo quello che è veramente centrale, e io ho fatto solo un riferimento, ma il professor Penna ne ha fatti tanti questa sera, rispetto ad alcuni dati che sono dettagli storici di rilievo tutto sommato marginale rispetto a tutta una serie di altri riferimenti. Ecco, io esco da questa serata con tre piccole, se posso dire così, chiarificazioni in più. Dunque, innanzitutto l'idea sempre più netta, sempre più forte, che noi di pluralità dobbiamo parlare, pensando alle chiese, alle comunità delle origini, non nel senso di confusione generica, ma nel senso di pluralità in termini di ricchezza. E siccome troppo spesso in ambito ecclesiale la pluralità è scambiata con la confusione,
e molto spesso l'unità viene vista come il grande obiettivo nel senso di uniformità omogeneizzata, forse vale la pena che da questo punto di vista noi usciamo con un altro tipo di consapevolezza, probabilmente molti l'avevano anche prima di questa serata e ne usciamo secondo me molto rafforzati in questa linea. Il secondo aspetto importante, lo riprendo dalla citazione che il professor Penna ha fatto di Albert Schweitzer, è la consapevolezza che ciascuno si debba chiedere qual è il proprio modo di interpretare la fede nel Dio di Gesù Cristo e qual è il tipo di testimonianza che può recare in termini di vitalizzazione di questa testimonianza. Allora, se noi pensiamo, lo stesso professor Penna lo ricordava, a quello che è il modo di interpretare la fede e di proporlo a livello, per esempio, liturgico, nei luoghi più diversi del mondo, credo che questo sia un aspetto estremamente importante, dove la dimensione dell'inculturazione diventa del tutto centrale. Se pensiamo per esempio a quello che ha fatto Matteo Ricci in terra di Cina rispetto a questo argomento, e parliamo di una figura distante secoli da noi, e quello che di volta in volta è necessario fare, capite che quando ci si pone il problema sullo spessore dell'ostia consacrata, se debba essere di 3 mm, 4 mm, 10 mm, invece di chiedersi in ultima analisi che qual è il significato fondamentale, vuol dire che davvero anche in questo caso scambiamo le inezie con gli elementi fondamentali. Scherzando, qualche volta mi capita di dire che se il Nazareno avesse saputo prima davvero certe cose che sono successe dopo, forse sulla croce avrebbe pensato prima di salire, ma comunque questo è un altro discorso. La terza considerazione che mi permetto brevemente di fare è, ripeto, ricollegato invece a Schweitzer, è l'idea ancora una volta di colui che è Paolo, lo si diceva prima, colui che cerca fa la ricerca applicativa, in qualche misura, mi è molto piaciuta quell'immagine, cioè dalla ricerca di base alla ricerca applicativa, dalla predicazione del regno al modo in cui i valori fondamentali di questa predicazione trovano una traduzione anche culturale. Perché del tutto è vero, per esempio, che noi, se togliessimo dalla lettera ai Filippesi l'inno cristologico del capitolo secondo, e se togliessimo dalla prima lettera ai Corinzi il cosiddetto inno all'agape, avremmo probabilmente dei testi, soprattutto il testo di Prima Corinzi, che scorrerebbe letterariamente senza grossi problemi. Ma perderemmo di vista due elementi fondamentali che Paolo trova nella tradizione prima di lui e che ritiene fondamentale riproporre per dare un'identità profonda al cristianesimo in questa linea. Ecco, io volevo ringraziare tutti per la loro presenza, ovviamente ringraziare le due altre istituzioni che insieme all'ABSI hanno organizzato e voluto questa serata, quindi la Comunità di Lavoro delle Chiese Cristiane e l'Associazione Cristiana Lavoratori Internazionali, le ACLI. E in questa linea volevo invitare tutti, e verranno distribuiti da questo momento in poi dei fogli ad hoc, invitare tutti a due altre iniziative che terremo nelle prossime settimane. La prima sarà il 6 febbraio alla Sacra Famiglia Locarno, sarà un'introduzione generale all'Apocalisse, pensata per il locarnese, ma aperto ovviamente a chiunque vorrà partecipare. È un'iniziativa comune di cattolici ed evangelici riformati in quella realtà. Quindi il 6 febbraio alle 20:15 alla Sacra Famiglia. E poi invitiamo tutti al convegno per entrare nel Vangelo secondo Marco, che verrà tenuto a Pollegio il 17 marzo di quest'anno, nella mattinata, dove relatori principali saranno Marinella Perroni, ordinario di Nuovo Testamento dell'Ateneo Sant'Anselmo a Roma, e Cesare Marcheselli Casale, ordinario emerito di Nuovo Testamento alla Pontificia Facoltà dell'Italia Meridionale di Napoli. Quindi saranno due colleghi che ci aiuteranno ad entrare nel Vangelo secondo Marco nelle forme più aperte e interattive possibili, nello spirito che questa sera noi abbiamo ricordato. Ecco, volevo concludere questa nostra serata leggendo quattro righe delle conclusioni del libro Le prime comunità cristiane del professor Penna. La pluralità e la diversificazione delle prime comunità cristiane si compongono in unità proprio e soltanto nel nome di questo Gesù Cristo, con un patrimonio di fede che è il risultato di un lungo travaglio ermeneutico a cui esse, comunità, lentamente approdano e su cui convergono. Dal primo secolo d.C. al ventunesimo secolo d.C., con tutte le differenze del caso, è questa la sfida di fronte alla quale credo tutti coloro che cercano di essere cristiani devono porsi. Buona serata a tutti, di nuovo.